Cino Gastronomy, avete voglia di un ottimo metodo classico? Non ci resta che andare in Trentino. Come vi dicevo, siamo in Trentino. Ancora per darvi una riprova del fatto dell'importanza del terroir, perché parleremo di Chardonnay e Pinot Noir, quindi di metodo classico, e vedremo come in Trentino hanno una loro particolare identità e soprattutto se ci mette lo zampino, una grande enologa, con solo qualche grammo litro di differenza, e proveremo due vini davvero diversi con la loro personalità. Ma andiamo con ordine, parliamo della zona di produzione. Allora, innanzitutto le condizioni pedoclimatiche. Il Trentino è particolarissimo. Se non fosse così, non avrebbe tanta fama la Trento DOC e non sarebbe una delle mie zone per i metodi classici preferite. Forse la preferita in assoluto, ma non vorrei fare torto a nessuno, ma ormai mi sono sbilanciata. Il Trentino, perché abbiamo le Dolomiti, abbiamo il Lago di Garda, con l'ora che spira gentile e porta brezze calde verso la sera, tant'è che a Trento abbiamo anche una via dedicata all'ora. Il terreno calcareo, ricco di silicio, e addirittura, giusto per dirvi quanto davvero c'è un'identità particolare nella Trento DOC, una ricerca condotta dalla Fondazione MAC e dal Ministero dell'Agricoltura ha stabilito che nei vini in cui troviamo una grande quantità di determinati componenti volatili, allora lì senz'altro stiamo bevendo un Trento DOC, quindi una vera e propria carta d'identità. Parliamo di chi lo produce, entriamo nello specifico della Trento DOC, perché è una zona, è vero che ha solo 10.000 ettari vitati, ma va da un'altitudine di 200 fino a 900 metri, quindi da vini veri e propri di montagna fino alla collina, e qua siamo in collina. Vi dicevo, il Trento DOC, pur essendo limitato diverse escursioni e diversi terreni, noi qua siamo in collina, siamo in Vallagarina, dove spira l'ora a rinfrescare le viti e dove il clima quindi è piuttosto mediterraneo. E il produttore, finalmente ve lo svelo, anzi la produttrice, è la Cantina Letrari. Ecco, vi ho già detto tutto, tutti voi senz'altro conoscerete questa grande cantina che dal dopoguerra ha cominciato a produrre vino in maniera molto seria, competente e professionale all'interno della Trento DOC, producendo non solo metodi classici che sono arrivati poi più avanti. La famiglia Letrari è nella zona attiva nel campo dell'agricoltura e del commercio già da più di 100 anni, e dopo il padre Leonello, che appunto nel dopoguerra fu uno dei pionieri della viticoltura in questa zona, ora ha preso le redini una grande donna del vino, la figlia Lucia Letrari. Ho avuto la fortuna di conoscerla a Slow Wine, dove ha dato la giusta importanza, la giusta considerazione a chiunque appassionato arrivasse al suo banco di degustazione. E anzi, guardate poi una delle prossime puntate che pubblicherò proprio su come si affrontano le degustazioni, sia da parte degli appassionati che da parte dei produttori. Ecco, lei è stata eccellente, perché rispondeva gentile a tutte le domande che le ho fatto, e io sono abbastanza stalker nei confronti dei produttori. È stata molto contenta di ricevere le mie impressioni e abbiamo discorso in maniera quasi amichevole. È proprio una grande donna del vino e fa parte anche dell'Associazione delle Donne del Vino, che è un'associazione che mi è molto cara. Dicevo, conducono 23 ettari e fanno, fra gli altri vini, anche dei metodo classico Trento DOC. Andiamo ora a vedere quali vini degusteremo.
Come vi dicevo, assaggeremo un Trento DOC. Due Trento DOC. Si tratta di due millesimati, stessa annata 2012, quindi faremo un orizzontale, ma due vini diversi, anche se prodotti da Lucia Letrari. Ecco l'incredibile valore dell'enologa all'interno del territorio, ecco il fascino del terroir. Dicevamo Pinot Noir e Chardonnay, Pinot Noir che dà struttura, Chardonnay che dà eleganza, verticalità, cremosità, e uno è un Padosé e uno ha 5,5 grammi litro. È stato titolato Brut, poteva essere anche Extra Brut, perché sopra i 3 grammi litro non può essere più Padosé, ma può essere Extra Brut, e quindi bastano 5,5 grammi litro per dare due prodotti diversi. Ma insomma, andiamo a degustarli e vediamo dove stanno queste diversità. Ed ora testiamo il terroir su questi due, metodo classico Trento DOC della Lucia Letrari, uno Padosé, uno 5,5 grammi litro. Allora, cominciamo con la riserva, sono due riserve, cominciamo con quella col dosaggio zuccherino. Ha profumi ampi di gesso, panificazione, agrumi, incenso, una leggera nota floreale di biancospino ed anche un pochino di miele, non ossidazione, è proprio un pochino di dolcezza che è forse del residuo zuccherino, ma sentiamolo in bocca. Sorso pieno, rotondo, con la bollicina carezzevole. Non abbiamo fatto l'esame visivo, ma comunque si vede chiaramente che la bollicina è fine, perché è grande come la capocchia di uno spillo, bella persistente. In bocca c'è una bella effervescenza che si sente, è una bolla delicata, rotonda, setosa. Il sorso è minerale, verticale, fresco, vivo, si sente leggermente la boccatura, ma proprio, se vogliamo stare lì col bilancino, ma è veramente un ottimo metodo classico che rende onore alla Trento DOC. Passiamo al Padosé. Questo Padosé che profuma di crosta di pane, si sente prima e un pochino più intenso l'incenso, la nota minerale di pietra focaia, un pochino di tostatura, il mandarino netto e ancora il gesso in bocca. Il sorso è più austero del precedente, è bello verticale, è più austero ma non più chiuso, perché comunque ha una sua rotondità, ma è più verticale, è più strong, è un vino più battagliero, ha più personalità, mentre diciamo così è più elegante, più femminile, più morbido. Il dosato, questo è un pochino più strong. Bella verticalità, bella sapidità, chapeau, complimenti, sono due grandi metodo classico che vi consiglio un po' a tutto pasto. Ora, enogastronomi, non mi resta altro che salutarvi, ricordarvi di degustare con moderazione anche se questi vini sono ottimi e di rispettare la natura. Ci vediamo alla prossima puntata.